Messaggio di alert da Skype. Perfetto. Io faccio il solito controllo se siamo già live. Così intanto Siamo sempre pronti a dare il meglio di noi stessi, esaltando i pregi, eliminando i difetti. Garantiamo sempre il giusto risultato per migliorare in fretta il fatturato. Siamo pronti, attenti, sempre sì, sulle sembra passi. Ci che piacciono le tutto andata a sfide buon per andare fine. avanti. Stanze sempre piene, profitto migliorato. Ci mettiamo il cuore del cliente soddisfatto. Noi siamo i maghi del revenue, maghi del revenue siamo noi, noi siamo i maghi del revenue. Sappiamo bene quando entrare sul mercato, occhi sempre aperti, l'obiettivo è il risultato. La Riuscite a strada sentirci? percorsa non Sì, è è sempre la andato tutto a stessa, buon trasformiamo fine. in realtà Dal ogni gruppo nostra sembra di promessa. sì. Usiamo la testa e siamo sempre innovativi, forniamo un servizio per arrivare primi, pronti Voi ad ci siete soddisfare ancora ogni tutti, piccola sì? esigenza, curando quei dettagli Sì. che fanno la differenza. Già ci sono in tanti collegati, penso che stasera faremo il sold out. Ci sono i posti Siamo i disponibili? maghi Erano tutti molto molto del interessati a questo argomento. revenue. Noi siamo i maghi del E direi che a questo punto allora possiamo andare live. Dovremmo esserci tutti. Facciamo i saluti preliminari. Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova diretta nel nostro gruppo Facebook Revenue Management. Stasera abbiamo Dario, Fabio e Sergio e anche Ushuaia che ho visto che è appena arrivata on air e parleremo di due argomenti molto molto interessanti, molto dibattuti, ci sono sempre diversi punti di vista su questi argomenti. Mi raccomando, approfittate di questi tre professionisti che stasera si sono messi a disposizione per noi. Gli argomenti sono budget e bottom rate. Se volete fare una breve presentazione di chi siete, cosa fate e cosa ne pensate su questi argomenti, poi direi di partire. Iniziamo per ordine, Ushuaia. Ah, magnifico. Allora, io sono Sergio Cucini, faccio l'albergatore a Verona e da 2 anni mi diletto a fare anche property manager. Gestisco i revenue con una collaboratrice e con questo cerchiamo sempre di dare servizi ai proprietari. In più faccio questa attività all'interno dell'albergo. Bene. Fabio, andiamo in ordine di anzianità. Mi sembra giusto. Quindi buonasera a tutti, io sono Fabio Badolato, mi occupo di revenue management ormai da più di 10 anni, prima come dipendente, oggi come amministratore di una società che si occupa di consulenza, formazione e management, che si è occupata negli ultimi anni anche dello sviluppo di un sistema, di un revenue management system che utilizziamo ovviamente per seguire i nostri clienti e che commercializziamo per le strutture che sono poi interessate a gestire il processo di revenue secondo il nostro modello, ecco, secondo il nostro metodo. Vai Dario. Ciao a tutti, io sono Daniel Delis, quindi revenue manager. Sono così ancora da tanti anni nel campo, soltanto 5, quindi la metà rispetto a Ti Fabio. sento un po' basso, Dario, perdonami. È meglio? Sì, meglio. Ecco, mi occupo di revenue management, sono circa 5 anni che sono nel revenue management e sono revenue manager di SHG Hotel Group, una catena alberghiera italiana di 9 strutture sul territorio nazionale.
vengo da un percorso abbastanza differenziato, quindi sono passato per la parte ex alberghiero, poi per approdare al lusso, strutture sia letto. Perfetto, voi ci sentite? Infatti Dario non si sente, non si sente bene. Dario si sente poco. Sì, provo a fare un test col microfono, intanto noi direi di partire anche perché il tempo è sempre poco e qui l'argomento è molto lungo e complicato. Fabio suggeriva di partire un po' dal budget, partiamo dal budget. Che cos'è il budget? Come si calcola? Ritengo, insomma, personalmente come criterio logico ritengo che la redazione, no, del budget poi porti alla definizione anche dei profili tariffari da utilizzare per raggiungere determinati obiettivi, e quindi da lì poi si potrebbe molto più facilmente intraprendere il discorso legato la bottom rate, la starting rate, la rack rate, insomma tutte i profili tariffari che poi entreranno in gioco appunto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Quindi sì, secondo me, se mi sembra che quando ho proposto questa cosa gli altri sono stati, insomma, d'accordo sul fatto che possiamo iniziare a parlare degli argomenti di stasera partendo da come redigere il budget dei ricavi. Bene. Quindi se volete mi posso dilungare già io, ditemi voi. Sì, io direi di partire, partiamo anche perché ho visto c'erano, certo, state delle domande appunto di come fare per esempio il budget per una startup. Ho visto che avevi già risposto. Sergio, mi sa che hai attivato l'audio e non va bene. No, l'ho appena preso. Ah, ok, perfetto. Non ti preoccupare. Vai Fabio. Allora, ritengo che la cosa più importante, intanto, prima di magari andare ad analizzare casi particolari come una struttura, ecco, magari in fase nuova, sia importante parlare di come in generale intanto viene organizzato il lavoro di redazione di un piano dei ricavi, di un budget, di una struttura alberghiera. Personalmente ci sono dei presupposti imprescindibili. Il primo sicuramente è la suddivisione per segmento, il dettaglio per segmento. Quindi io spesso mi trovo a scoprire situazioni dove il budget dei ricavi è esclusivamente come dire realizzato facendo esclusivamente una stima di quante room nights devono essere vendute in un anno, a che prezzo medio, per raggiungere che tipo di fatturato con che relativo RevPAR. Però è un dettaglio secondo me insufficiente, quindi il requisito fondamentale è che questi obiettivi siano dettagliati per segmento barra canale. E poi bisogna parlare del dettaglio temporale, cioè sicuramente devo fare una distinzione almeno suddivisa per mese, quindi sapere per segmento che obiettivo devo raggiungere a gennaio, a febbraio, a marzo e così via. In alcuni casi si arriva anche a dettagli settimanali o giornalieri, ma sono sicuramente livelli di dettaglio difficilmente raggiungibili per la struttura di medie dimensioni. Ritengo quindi che quello al di sotto del quale non bisogna scendere, per utilizzare un termine che più tardi sicuramente diventerà ricorrente, è il dettaglio perlomeno mensile e per segmento. Ho la prima domanda, Fabio. Nel caso di... Scusa, sì. Posso aggiungere? Sì. Io sono, okay, perfettamente d'accordo con quella che diceva. E naturalmente dipende anche su come è distribuita la struttura, perché quando andiamo a parlare di una struttura alberghiera che probabilmente ha l'online, ha gli intermediari, ha il business che richiede delle convenzioni,
A sua volta la segmentazione deve anche seguire quel tipo di tracciato, perché a sua volta noi dobbiamo tenere sott'occhio e dobbiamo in questo momento, per quello che stiamo dicendo, anche prevedere e calcolare lo scostamento su tutti gli elementi che possono essere analizzati. Poi chiaramente andando avanti, e probabilmente tu riceverai delle domande da diverse tipologie di operatori, tutto questo va calcolato secondo la dimensione della struttura, perché Ovvio. giustamente, come dicevi tu, la base, che invece dall'altra parte è invece la sommatoria dei singoli segmenti, la base potrebbe essere: parto da uno storico, vado a vedere quali sono le room night, sicuramente distribuite per periodi, e i macri periodi sono bassa, alta stagione, oppure periodi in cui non ci sono eventi e periodi dove invece la domanda si alza, e da lì si fissano delle regole, e poi queste regole vanno a essere misurate nel tempo, via via che cresce sul calendario il numero dei giorni che cominci a fatturare, e quindi cominci ad avere lo scostamento fra il budget, che è una previsione, e il consolidato del consuntivo, Ok, che invece è fatturato. vai Dario. Allora direi di chiudere il giro con te e poi passiamo alle domande. Vuoi aggiungere Allora, qualcosa? nel frattempo spero di aver risolto i problemi tecnici. Sì, Allora, perfetto. dal mio punto di vista, ecco, il budget è una pianificazione che viene espressa in termini numerici, fondamentalmente. Quindi parliamo di quelli che sono gli obiettivi che l'azienda, si propone chiaramente di raggiungere. A mio avviso va fatta una seria distinzione tra quello che poi è il forecast e quello che è il budget, quindi uno strumento puramente di previsione come il forecast da quello di budget, che mentre il forecast tiene conto di variabili prettamente, diciamo, endogene, quindi fondamentalmente della domanda esterna all'azienda, il budget tiene conto anche di una serie di variabili su cui l'azienda, a mio avviso, può appunto influire e può appunto pianificare e preventivare. Quindi un ampliamento della struttura, un investimento importante, l'aggiunta di una figura sales e via dicendo, sono tutte azioni che sono appunto preventivabili e che l'azienda deve appunto mettere a budget e deve cercare di capire come queste operazioni possono influire sul budget e sull'obiettivo di riferimento. Quindi c'è questa distinzione molto importante da tenere sempre in considerazione, a mio avviso. Poi Ok. fondamentalmente parliamo di due finestre temporali diverse, magari ci arriviamo tra poco. Io penso prima si Poi, parlava in fondo solo di budget dei ricavi. L'accenno che hanno fatto sia Fabio che Sergio si riferiva a quello, giusto? Certo. sì, ma è interessante quello che ha detto Dario, perché effettivamente se vogliamo andare proprio nello storytelling, dai, raccontare quello che succede spesso all'interno di molte strutture alberghiere, avviene proprio il fatto che i budget vengono, come dire, Confusi. realizzati soltanto con un incremento, te ne so, dell'X%, 3%, 5% in più rispetto all'anno precedente, e quando fai una domanda del tipo: sì, ma questo 3% dove sta posizionato? Cioè, in quale parte, come diceva Sergio, è un 3% che teniamo in che parte in bassa stagione, in che parte in media stagione, oppure su quale segmento? Cioè, oppure se hai previsto l'incremento, perché? Perché abbiamo investito su un nuovo sales, o perché pensiamo di attivare nuovi contratti, perché pensiamo di concretizzare altri gruppi? Cioè, chi è? Quale cliente è che ci aiuta a raggiungere quell'obiettivo? Quindi questi discorsi qua sono discorsi che in molte aziende non vengono minimamente intrapresi, proprio perché non si è partiti dalla base, cioè dalla suddivisione delle tipologie di cliente, no? Perfetto, quindi già in questa prima fase abbiamo fatto una chiara distinzione tra quello che è il budget e quello che è il forecast, che sembrava anche doveroso farla. La prima domanda è di Stefano Ruggero. Nel caso di un extraalberghiero,
Si procede a fare budget per segmento o si bypassa questo aspetto? E anche qui c'è da dire extra alberghiero, aggiunto massimo 6 camere. Allora, personalmente ritengo che anche una struttura di piccole dimensioni, prima lo diceva Sergio, ovviamente deve essere ogni azione, cioè il processo di revenue management, partiamo dal presupposto che è uguale per qualsiasi struttura alberghiera, sia casa vacanze con una unica risorsa da vendere durante l'esercizio, sia che si tratta di una grossa struttura alberghiera che ne ha magari molte di più. Quindi il processo lo stesso e prevede ovviamente che ci sia una suddivisione dei clienti. Se devono essere discriminati, devono ovviamente essere catalogati. Quindi poi è ovvio che il tutto va contestualizzato. Una struttura di piccole dimensioni sicuramente avrà una distribuzione poco varia rispetto a una struttura di grandi dimensioni, non ci saranno i gruppi, non ci saranno le convenzioni, quindi è una struttura che lavora principalmente con la clientela online, quindi sito Individuale. web individuale, e quindi magari farà una segmentazione più legata a profili tariffari, quindi mi viene da immaginare segmento seconda del tipo di soluzione di acquisto che il cliente sceglie per soggiornare nella mia struttura, quindi quante non rimborsabili, quante room night vende non rimborsabili piuttosto che in cancellazione gratuita, piuttosto che con un soggiorno minimo. Quindi diventa magari una segmentazione monocanale, ma per profili di acquisto differenti, può essere una soluzione. Poi chiedo conferma agli altri, insomma, se. Ma è sempre la questione del rapporto di costo-benefici, no? No, Ushuaia, sei già arrabbiato. Una struttura piccola, quindi un esempio che faceva questa persona che ha 6 camere, probabilmente è pubblicata essenzialmente sulle OTA, poi farà del diretto se ha il suo booking engine, e qualche agenzia o qualche tour operator. È chiaro che via via che via via che la struttura si appunto l'azienda si struttura, cercherà di avere una conoscenza maggiore delle modalità di acquisto dei suoi clienti. Quindi, in prima approssimazione, viene da pensare, se hai solo il canale online, di fare una segmentazione appunto temporale sul tipo di della finestra di prenotazione, sulle tariffe tra rimborsabili e non rimborsabili, e al limite molto importante può essere per paese di provenienza, perché una cosa è che venga paese inbound, paese Italia, un'altra cosa è che venga con un'ampia diffusione straniera, per cui bisogna fare un certo tipo di analisi su quali sono i periodi. Per cui queste clienti che vengono da questi paesi fanno la domanda e quindi decidere se ci sono da fare delle azioni che si possono fare. Stiamo parlando di revenue, quindi stiamo sempre parlando dei due grandi argomenti: qual è il prezzo più giusto per diventare visibile ed essere acquistato il prima possibile. E questo può essere un problema soprattutto per la bassa stagione o comunque quando c'è poca domanda. E l'altro aspetto è qual è il prezzo che mi fa massimizzare gli incassi a parità di cliente e di periodo. Posso approfittarne per fare una specifica, visto che hai menzionato i mercati, quindi parlando Certo. addirittura della provenienza, qui viene fuori davvero un argomento secondo me molto interessante, e hai parlato anche di costo-beneficio. Noi stiamo da diversi anni assistendo ad una esagerata complicazione nella gestione effettivamente del monitoraggio, della distribuzione di un prodotto alberghiero, perché
Se effettivamente ci pensiamo, la distribuzione di una struttura dovrebbe essere cioè, governata su tre livelli: canale, mercato e segmento. Ma noi ci troviamo nell'impossibilità di lavorare proprio perché il costo-beneficio in molti casi non, cioè, il gioco non ne vale la candela, quindi il rapporto costo-beneficio sarebbe inglorioso e ci troviamo spesso a fare una suddivisione che poi non è né prettamente per segmento, né per canale e né per mercato, ma magari è un mix di queste cose. Quindi ecco che torniamo al discorso che poi ogni struttura deve trovare la soluzione più idonea alle proprie caratteristiche, comunque per capire qual è magari la strada migliore per ottenere quello che appunto dicevi, cioè il miglior risultato, cioè trovare il modo per vendere la tariffa più alta, quindi la camera, il famoso prodotto giusto, al cliente giusto, al Al prezzo prezzo giusto, giusto. nel momento giusto. Nel giusto canale di vendita, dai, l'abbiamo aggiunto adesso, l'avete aggiunto Ok, voi, l'abbiamo detto. ovviamente. Con il miglior, com'era? Con il miglior, hanno aggiunto un altro pezzo, la Ancora. provvigione, con la miglior Ah, ho provvigione, capito. Sì. Certo. Con la provvigione più bassa al limite. Esatto, con Il costo l'acquisizione d'acquisizione più più basso. basso, esatto. Se posso aggiungere una Sì, cosa, Dario, assolutamente. secondo me, a prescindere dalla, ecco, appunto, come diceva giustamente Fabio, a prescindere dalla dimensione della struttura, i principi di revenue management non cambiano. Cambia sicuramente il rapporto, tra una struttura di 200 camere e una struttura di 6. Cambierà sicuramente quello che è la segmentazione e il nesting, però fare revenue significa anche e soprattutto giocare con il nesting, quindi andare a premiare quelli che sono i segmenti più alto spendenti che hanno appunto una contribuzione maggiore. Quindi fare revenue significa anche appunto scegliere chi avere in casa e quindi far revenue si può fare dappertutto, Diciamo che fondamentalmente. il revenue non si fa, come spesso hanno corretto anche me, si applica, Dario, altrimenti qui poi andiamo a alzare qui Faccio dei il tormentoni pignolo su questa cosa. sulla dialettica, sulla semantica, un po' su tutto. Però insomma, siamo in questo momento professionisti che si sono messi a disposizione di tanta gente che ci sta seguendo, sono dei neofiti e abbiamo il dovere, no? Anche di fare di tutto affinché quello che comunichiamo sia il più possibile corretto, no? Corretto perché abbiamo questa responsabilità di trasferire informazioni importanti, poi non ce lo dimentichiamo, si tratta davvero di uno degli aspetti più delicati, no? Delle strutture ricettive. Io lo dico sempre, un revenue manager dovrebbe avere sentire questo senso di responsabilità. Insomma, dietro il suo lavoro ci sta la vita di un'azienda nel medio-lungo periodo, quindi ci stanno stipendi, ci stanno famiglie, no? Dietro un'azienda. Quindi Assolutamente. dietro tutto questo vuol dire, ecco, vuol dire cercare di fare il massimo per trasmettere queste nozioni, queste informazioni in maniera corretta. Assolutamente, siamo qui per questo, anzi ringrazio, ci sono tantissime persone collegate, tra l'altro per cui se avete domande, ripeto, approfittatene. Ho due affermazioni e una domanda da Gianluca. Gianluca è interessato ovviamente al metodo Cucini, Gianluca Piemonte, e poi aggiunge, ma siamo sicuri che oggi come oggi la profilazione in canale, mercato e segmento sia ancora valida? No, non siamo assolutamente sicuri. Come diceva Fabio, il revenue management è una modalità di vendita delle camere che è in continua evoluzione e soprattutto tu Bruno lo sai perché il lavoro che stai facendo con Caldari è molto seguito e io lo apprezzo molto e ha bisogno del contributo di professionisti e anche di chi lo pratica nelle proprie strutture per avere un'evoluzione continua. Questi sono i segmenti tradizionali che vengono proposti dai PMS.
tu quando prendi un PMS, la prima cosa che ti fanno è entrare nelle loro tabelle, e queste tabelle seguono questa indicazione. Come dicevamo prima, a seconda della struttura, a seconda delle risorse che si mettono in campo, e quando parliamo di risorse non parliamo solo di soldi, ma parliamo anche di professionalità, bisogna decidere, partendo dallo stato attuale, come governare l'esistente e dove bisogna andare. Io da questo punto di vista mi sento di correggere tutti. Il revenue non è essenzialmente vendere la camera al prezzo più alto. Bisogna porsi degli obiettivi, e gli obiettivi vanno determinati, e dopo vanno misurati l'efficacia delle politiche, delle tattiche, della strategia che si è adottata. Perché a seconda della caratteristica della struttura, nel momento in cui si vanno a fare le strategie, si possono anche scegliere delle altre linee. Una struttura che nella vita aziendale è arrivata oltre il tempo massimo e ha bisogno di fare importanti lavori di ristrutturazione, quindi importanti lavori di investimento, ma che comunque rimane aperta, sa benissimo che ha una orizzonte temporale in cui dovrà battersi con recensioni critiche, con perdita di appeal sul mercato, magari può scegliere una strada che è più redditizia in quel breve periodo prima della chiusura, e andare a puntare molto sulla occupazione e cercare di fare fatturato fino al momento in cui non ci sarà un cambiamento. Quindi il revenue, un po' come la qualità e come il budget che ne diventa la base di dati, stabilisce dei traguardi, stabilisce delle tappe, e dopo sta al revenue manager vedere come raggiungere le tappe, se arrivare prima, se arrivare con delle prestazioni più alte, e questo più che altro ti deve dare una possibilità di misurare l'efficienza e l'efficacia. Permettimi, infatti mi piace, colgo subito l'occasione per sottolineare una cosa importantissima che hai detto, perché noi poi facciamo spesso uso delle definizioni e le diamo pure tanto per scontate, perché magari le abbiamo lette 200 volte o perché pensiamo di conoscerne effettivamente il significato, e spesso invece proprio per questa sicurezza ci perdiamo i pezzi. Nella definizione citata prima, infatti, non si parla di prezzo più alto, si parla di prezzo giusto, e il prezzo giusto non è detto che sia il prezzo più alto. Il prezzo giusto deve tenere conto di tante cose, come per esempio un coefficiente di cui si parla poco, il lifetime value, no? Quanto quel cliente, che vita lunga, quanto è lunga la vita di quel cliente. Quindi Certo. quel valore ti fa capire che è ovvio che se tu li metti sulla bilancia guardando un singolo soggiorno, è ovvio che una camera a 200 euro vale di più di una camera a 50, ma se poi scopri che quella camera a 50 euro però ha una vita magari di 200 notti l'anno, forse il prezzo è leggermente differente, no? Guarda, Cambia. su questo ti do perfettamente ragione. Difatti, io sono molto critico a quella filosofia di pensiero del revenue esasperato, per cui bisogna comunque vendere. L'importante, stiamo parlando di bottom rate, andare a definire sempre quali sono i costi variabili e fare quel delta rispetto ai costi variabili. Da albergatore, e quindi non da tecnico del settore, ti dico: ci sono un sacco di qualità che vanno tenute in considerazione. Io non ho bisogno di riempire a tutti i costi, io ho bisogno di avere un buon valore aggiunto da ogni camera che vado a vendere. Per cui una caratteristica del cliente che hai descritto è una qualità che non è mai apprezzata a sufficiente. Il fatto che io vivo in una città che ha una
permanenza media molto bassa, perché stiamo parlando di 1.7-1.8 per quello che riguarda gli alberghi cittadini, con una incidenza dei repeaters molto bassa. Quindi tu ti rendi conto che io quei repeaters li devo valorizzare, a quei repeater devo dare un valore, perché appunto torneranno, e quando torneranno molto probabilmente non avrò costi commerciali da sostenere, bravo, li avrò bravo, una volta li hai già sola. Appunto. Li hai già sostenuti, esatto. E quindi questa la devo ribaltare sul prezzo di vendita a quel cliente. Quindi è chiaro che ogni cliente nuovo che ho mi costerà molto rispetto a una località di vacanza pura, dove probabilmente invece la fidelizzazione è strategica, e all'interno di questo ventaglio di clienti io devo riuscire ad apprezzare più velocemente possibile, al limite al momento del check-in, della prima volta in cui quel cliente torna, in cui quel cliente arriva per la prima volta. Quando torna, posso già dire, averlo trovato sul database dei clienti vuol dire che è un repeater, quindi è chiaramente uno che solo per il fatto di averlo visto entrare dalla porta gli devo fare l'upgrade, solo perché è riuscito a entrare, magari mi ha fatto la prenotazione diretta, no? E quindi all'interno di queste logiche, che naturalmente sono logiche, il famoso dipende che ama tanto il nostro amico da Rimini, sottolineare, Gianluca. Il famoso dipende, infatti, è la regola di un mondo e di una professionalità che deve avere sì dei meccanismi di ripetizione, perché sui meccanismi di ripetizione ci sono, cioè dico meccanismi automatizzati, si può trovare del margine, ma ha bisogno moltissimo di una sensibilità umana, di saper pesare situazioni e tipologia di clientela su quale applicare politiche diverse. Dario, vuoi aggiungere qualcosa qui? Sì, io aggiungerei che come giustamente diceva Fabio, che si parla di prezzo giusto, si parla anche nella definizione quella classica di Sheryl di cliente giusto, e quindi vendere il giusto prodotto al giusto prezzo, ma sempre al giusto cliente. Quindi non perderei appunto di vista questo, che è un aspetto fondamentale, che poi è l'emblema di quello che si sta appunto dicendo. Quindi il prezzo giusto non è giusto indiscriminatamente, ci sarà un prezzo giusto per un tipo di segmento, ci sarà un prezzo giusto per un cliente Gary Peters, un cliente giusto, il prezzo giusto per il cliente dell'online e via dicendo. Quindi è molto importante appunto tenere in considerazione quando si parla di prezzo giusto, perché non c'è un prezzo unico, si parla di tanti prezzi diversi, appunto una discriminazione tariffaria. Possiamo... Io ne approfitterei qui per tornare in tema, perché... Esatto, bravo, bravo, esatto, bravo. Stavo proprio dicendo quello, tutto molto interessante, molto bello. Torniamo un attimino sul budget, però. Allora, quindi se dobbiamo dare, secondo me, degli input concisi e chiari, quindi gli step da seguire, secondo me, gli step da seguire sono: individuazione intanto del segmento cliente, dei segmenti cliente, e strutturare poi il budget, andando a definire quanti spazi io voglio assegnare ad ogni tipo di cliente, almeno con dettaglio mensile. Quindi, per fare un esempio pratico, quante camere e gruppi penso di poter commercializzare a gennaio, a febbraio, a marzo e così via, quante camere convenzioni, quante camere al cliente online, quante camere al cliente diretto e così via. Perfetto, perdonami per chiudere il giro, per l'ex alberghiero, per strutture più piccole invece, quali sono gli step? Sono più o meno, diciamo, gli stessi, però no, come si devono... Esatto. Gli stessi, però, come si devono regolare? La segmentazione è molto più compatta, magari, quindi la segmentazione riguarderà già
quello che poi invece sulle strutture più grandi si fa a valle, per esempio del segmento gruppi, c'è lo studio dei profili, quindi di quei gruppi io dovrò andare a individuare quanti gruppi vengono nel, quali gruppi vengono nel midweek, quali e quanti nel midweek e in weekend, quanti e quali stanno almeno per due notti o più, quanti e quali prenotano almeno 60 giorni prima e così via. Per una struttura di piccole dimensioni questo lavoro, come dicevo prima, si può fare sul cliente individuale. Quanti clienti individuali sono disposti a comprare almeno 60 giorni prima? Quanti e quanti voglio io, no? Quante room nights voglio dedicare al cliente che prenota e non rimborsabile? Quante room nights voglio dedicare al cliente che paga la rack rate a due giorni prima dell'arrivo? Suppongo io, se devo dare un consiglio per una struttura di piccole dimensioni, farei un lavoro di questo tipo, senza esagerare ovviamente. Quindi devo fare uno studio dei profili e andare a capire quali sono quei 3-4 profili, non oltre, che possono aiutarmi a fare la scelta di vendita. Cioè, preferisco vendere una camera oggi al cliente che la compra in non rimborsabile o preferisco non venderla a lui perché la venderò a quello che la comprerà tra un mese ma con un soggiorno minimo di 3 notti? Perfetto, penso che sì, se volete aggiungere anche la vostra, Sergio. Ma se devo parlare di onesto alberghiero soprattutto, ma io amplierei di questo discorso anche alle locazioni a uso turistico, quindi gente che ha una pallottola e basta e la spende ogni sera, con un certo limite, qui si tratta di vedere quanto storico c'è, quanto si può analizzare questo storico e cercherei più che altro di predisporre delle tariffe in modo di dare una possibilità di vendere il prima possibile sulle date poco richieste. Lì bisogna avere un'attenzione particolare, sì, di analisi, segmentazione, ricerca del prezzo quando c'è richiesta, perché l'est alberghiero che ha poche camere deve spendere e sparare le cartucce al livello più alto possibile, quindi fare un diverso approccio segmentando i giorni del calendario in funzione della pressione della domanda e avere un approccio diverso tra i giorni agli estremi, tra i giorni dove c'è molta domanda e quindi cercare di massimizzare al massimo, naturalmente cercando di privilegiare anche la permanenza, e dove invece c'è molta concorrenza e lì invece bisogna lavorare a accettare anche di vendere. L'importante è di cominciare a popolare di vendite il calendario e dopo lavorare su quello che rimane. Se ti posso fare una domanda su questo che hai appena detto, quindi in questo caso come lo faresti il budget? Partendo da questo punto di vista proprio per i piccolini, perché per l'alberghiero ne abbiamo già ampiamente discusso. Sì, certo. Allora, il budget su una situazione del genere, a mio parere, non può prescindere da un rapporto costi-ricavi. Quindi bisogna cominciare a mettere una forte attenzione sui costi, perché soprattutto i piccoli, a mio parere, hanno poca percezione in tempo reale di qual è l'andamento dei loro costi. Quindi fare una forte analisi di qual è l'evoluzione dei costi nei 365 giorni, esaminata sotto tutti gli aspetti. Da quello prendere lo storico e cominciare possibilmente, naturalmente bisogna vedere quanto lo storico è affidabile, perché può darsi che... Noi diamo per scontato che comunque i dati siano presenti, cioè non possiamo fare adesso tutti questi discorsi per un extra alberghiero, secondo me non è scontato. Lo so, però ovviamente se dobbiamo fare questi ragionamenti direi che partiamo dal presupposto che ovviamente la struttura di in questione, anche perché poi magari tra un po' faremo invece anche il discorso contrario di una struttura che magari è nuova o comincia a farlo e di dati non ne ha,
Quindi tutti i discorsi che secondo me stiamo facendo dobbiamo, per completezza di informazione, dire stiamo dando per scontato che ci sono dati storici, Dati dati sui storici. costi e dati sul calendario quindi precedente, dove posso misurare le Certo. varie pressioni della domanda, i profili tariffari che ho utilizzato e tutta questa serie di informazioni. Uno strumento che può essere un foglio di calcolo, un PMS, insomma, tutti gli strumenti che possono servire, che effettivamente in una struttura di piccole dimensioni non è sempre presente, cioè non è scontato, no, Appunto. averlo. Quindi. Io sono stato a Roma a Host B2B a fare un corso proprio su questo 3 settimane fa e alla platea ho cercato di trasmettere informazioni basilari perché se parliamo di extralberghiero, soprattutto se parliamo di locazioni turistiche, c'è una tale mancanza di conoscenza degli strumenti per cui i problemi sono molto forti. Poi è chiaro, in una struttura alberghiera i dati ci sono, si tratta solo di vedere se sono sistemizzati, perché il fatto che ci siano i dati non vuol dire che siano state fatte le profilazioni ai clienti e le profilazioni oltretutto siano corrette e utili e usabili ai fini di quello che dicevi tu, Fabio. E in quel caso è chiaro, devi cominciare a fare delle serie storiche e adattarti all'andamento interno e ai cambiamenti esogeni che ci possono essere, nuove fiere, nuovi eventi, nuove situazioni che sono da interpretare. Facciamo l'esempio di questi giorni. Fabio, tu i clienti che hai come sono distribuiti sul territorio nazionale? Così a grandi linee. Beh, posso fare Difficile. l'esempio di una. Seguiamo diverse strutture, abbiamo quindi sia la città, Ok. sia la costa, quindi strutture di città, che ne so, ti posso dire che la clientela italiana rappresenta circa il 5% del totale, poi abbiamo una forte componente che viene dal Nord America, abbiamo l'Est Europa, abbiamo il Nord Europa, quindi è abbastanza variegata se Ok. vogliamo distinguerla. Facciamo un ragionamento semplice di un caso di esogeno che può cambiare. Quest'inverno, questo dicembre, rispetto agli ultimi 2 dicembre, sono dei dicembre dove c'è molta neve in montagna e ne sa qualcosa Bruno perché ne è appena arrivato e continuava a lamentarsi che era il freddo. Questo è un valore esogeno che sicuramente va calcolato. Perché i risultati delle città d'arte del nord, e non so, Firenze, Bologna e Roma, però sarebbe interessante valutarli, come trasferimenti per i fine settimana, sulle città d'arte, io prevedo che saranno tutti come minimo dimezzati, perché la gente ha voglia di andare a sciare e la gente appena può va a sciare e come destinazione dei suoi giorni, che possono essere quelli del non ponte dell'Immacolata, perché è caduta di domenica, ma comunque da adesso fino alla fine del mese, secondo me, quando avrà una possibilità cercherà destinazioni neve e non destinazioni città d'arte. E questo devi tenerlo in Sergio, conto. mi permetto, però questo io ritengo sia un argomento sacrosanto, ma se parliamo di previsioni, non se Esatto. parliamo di, cioè usciamo un po' fuori Certo, tema, perché fuori tema. non è più, non è, personalmente non è più piano dei ricavi, è più un discorso di previsioni e ottimizzazione. Quindi io ho fatto un piano dei ricavi, poi ho anche un sistema previsionale, a seconda delle previsioni e quindi di tutto anche i fattori esterni, ottimizzo e sposto decisioni di vendita che prima avevo pianificato. E magari ecco, adesso è utile pure per chi ci ascolta, visto che l'aveva introdotta anche Dario all'inizio, questa distinzione, cos'è piano dei ricavi e cosa sono previsioni. Quindi ovviamente se parliamo quindi del sistema previsionale devo mettere in conto tutti i fattori esterni che portano la domanda a spostarsi verso altre, quindi a Esatto. rivolgere l'attenzione verso altri attrattori e quindi di conseguenza
dovrò sicuramente prenderne atto e trovare delle strategie difensive. Però È un secondo me altro questa argomento, dobbiamo assolutamente, cambiare un attimo quella assolutamente. cosa. Absolutely. Dario. Io volevo fare Non mi l'ultimo voler. inciso, volevo far tornare a bomba sul discorso budget per fare una piccola nota anch'io su questo argomento, soprattutto sull'aspetto della differenza tra alberghiero, paralberghiero, extraalberghiero. Nella costruzione di un budget si deve chiaramente sempre tener conto di quelle che sono state le serie storiche, quindi chiaramente l'affidabilità del dato è una componente sicuramente diciamo quasi indispensabile. Poi chiaramente strutture che partono da zero avranno sicuramente altre variabili poi da tenere in considerazione. Si parte sempre comunque dall'aspetto delle serie storiche, tra virgolette andando a costruire un calendario ragionato, quindi un demand calendar. Sulla base di questo si va a fare una sorta di previsione appunto su quelle che possono essere le chiusure per il prossimo anno, fondamentalmente. Quindi questo è una procedura, questa è una procedura abbastanza semplice, descritta così, che può essere applicata dappertutto. Chiaramente cambiano i dati alla base, probabilmente una struttura extraalberghiera avrà dati da recuperare, probabilmente con qualche difficoltà in più, perché i PMS solitamente per le strutture extraalberghiera magari forniscono qualche dato in meno o via dicendo, però comunque si possono ricavare in ogni caso questi dati e costruire un calendario ragionato sul quale andare appunto andare a prevedere il budget del prossimo anno. Siamo già, diciamo, sono già passati 50 minuti. Facciamo anche un esempio per una startup, se no io penso che non riusciremo a parlare di bottom. La vedo molto grigia. La Ti startup secondo me ha. Vai, rigiro la scusami. domanda. Sì, Dario e poi tutti quanti a giro. La startup invece, laddove non hai serie storiche, dati storici, eccetera. Allora, io in caso di una startup chiaramente cambia un pochino la situazione, anche se fondamentalmente parliamo sempre di un modello di budget che viene costruito tenendo in considerazione, secondo me, partendo dai costi che si hanno, quindi comunque fare un budget previsionale dove siamo sicuri appunto almeno di coprire i costi e comunque andando a fare una previsione di quella che potrebbe essere la domanda, quindi sempre affidandosi a un calendario ragionato della domanda sulla destinazione e quindi sulla struttura. Quindi io partirei sicuramente da questo aspetto. Dai costi, ok, Fabio. Sì, sono d'accordo su questo aspetto, ma aggiungerei un altro, nel senso che è fondamentale ovviamente la consapevolezza dei costi. No, l'imprenditore fa un investimento perché vuole che questo investimento venga ripagato, e in questo caso l'investimento deve essere ripagato attraverso la vendita di camere. Quindi la prima cosa che farà, che dovrà fare sicuramente, se non cioè, dovrebbe averlo già fatto prima ancora, no? I famosi business plan di solito si fanno per questo motivo, ma in Italia siamo abituati a farli dopo, no? Che l'investimento è stato fatto, e spesso ci troviamo nei guai per questo motivo qua. Però di solito quindi si fa sicuramente un'analisi dei costi per capire qual è il modo per raggiungere il punto di pareggio oppure ovviamente per creare profitto. L'altro aspetto che però bisogna poi necessariamente aggiungere è il confronto con la domanda e concorrenza, perché io potrei avere una struttura dei costi che è insostenibile, quindi ho magari generato in maniera sconsiderata o semplicemente perché mi hanno preso in giro, non lo so, insomma, per tante motivazioni alle spalle, quindi mi metto una struttura dei costi che diventa insostenibile dal prodotto che poi ho creato. Quindi dovrò, per esempio, vendere un certo numero di room nights che rappresentano, che ne so, il 90% di occupazione annua ad una tariffa media di 150 euro per notte, e scopro che
la concorrenza sta vendendo a 100 euro di media. Lì capite benissimo che poi la mia strategia già parte male in partenza, cioè difficilmente riuscirò a ricoprire i costi e raggiungere un profitto, quindi dovrò ristrutturare i costi. Quindi è fondamentale partire dai costi, ma è altrettanto fondamentale essere consapevoli del mercato in cui poi ci si trova ad operare. Uno dei più grossi problemi di Roma, per esempio, in questi anni è proprio il fatto che molte strutture alberghiere hanno contratto, hanno intrapreso, si sono messi sulle spalle dei finanziamenti in momenti in cui il mercato di riferimento era su un altro livello e oggi si trovano a pagare debiti con il prezzo medio per camera occupata non riescono a sostenere. Sì, sono d'accordo. Io vorrei introdurre velocemente anche un altro argomento, nel senso che secondo me è molto diverso fare un budget per una struttura che viene presa in gestione piuttosto che una che è di proprietà. Cosa ne pensate voi? Sono d'accordo, io sono d'accordo. Beh, assolutamente. Cambiano le componenti dei costi, Assolutamente sì. Quello che è sotto è sicuramente diverso. ma anche se in questo caso spesso si fa, secondo me, sbagliando l'associazione al discorso che il proprietario delle mura è anche proprietario della gestione. Ha un grosso vantaggio rispetto a chi non è proprietario delle mura, ma non è sempre così, perché il proprietario delle mura è una persona che dal punto di vista poi della gestione degli investimenti sulla ristruttura, ha sempre sulle spalle mutui sulla ristrutturazione dei locali, cosa che invece non avviene per chi è affittuario, che non si occupa, difficilmente si occupa della ristrutturazione perché in quella componente, cioè in quella parte dei costi, sono destinati all'affitto. Quindi, in molti casi e in molte fasi della gestione alberghiera, che poi anche con un contratto di locazione dura quasi 20 anni, con anche no, possibilità di rinnovo, cioè, però proprietario e non proprietario ci possono essere sicuramente delle situazioni dove le componenti, cioè la struttura dei costi è uguale, cambiano le voci, ma fondamentalmente sia da una parte che dall'altra i costi da sostenere sono quasi assimilabili. Stefano Ruggero ci dice: perché se è di proprietà non è giusto remunerare l'immobile? Non sono d'accordo che cambia, non cambia nulla. E invece io ti dico, secondo Esatto. me, che proprio per questo motivo cambia. Proprio per questo motivo, perché se vuoi remunerare l'immobile, chiaramente cambia tutto rispetto a chi ce l'ha in gestione. O no? Voi che ne dite? Io sono d'accordo perché delle strutture in gestione ci sono chiaramente, c'è una componente fondamentale che sotto il GOP subentra l'affitto e quindi chiaramente il margine finale, l'EBITDA, sarà indubbiamente diverso tra una struttura in gestione e una struttura di proprietà. Quindi è ovvio che sarà necessario rivedere il budget dei ricavi sicuramente a rialzo per quanto possibile, chiaramente. Subentrando una componente così importante come l'affitto sotto il GOP. Quindi Io vi direi io no, perché chi è proprietario dell'immobile ha sulle spalle il mutuo dell'immobile. Se lo ha già pagato è perché lo ha ereditato, e lì allora stiamo facendo discorsi diversi. E comunque se lo ha ereditato, lo ha ereditato, e se non ha, come dire, intrapreso lavori di manutenzione, deve sicuramente intraprendere degli investimenti importanti per adeguare il prodotto. Quindi io sì, sicuramente dal punto di vista della componente poi di scrittura, di voce, di costi da sostenere saranno diverse, ma come entità di impegno, secondo me sono due imprenditori che poi hanno obiettivi differenti. Mi viene da pensare che un affittuario non si metterà mai a ristrutturare completamente un immobile, potrà fare dei lavori di manutenzione ordinaria,
non dei lavori che prevedono la completa ristrutturazione, quindi non intraprenderà mai, poi soprattutto con i chiari di luna degli ultimi anni, non intraprenderà mai se l'immobile non è il suo delle ristrutturazioni importanti, ma anche perché ovviamente l'immobile, cioè, deve pagare l'affitto, quindi Esatto. Stesso discorso. non ammortizzerebbe l'investimento, non Esatto. avrebbe né il tempo né la possibilità. Stesso discorso appunto per gli ammortamenti. Sì. Ma visto che io sono un albergatore e sono proprietario dei muri, vi dico come ragiono. Dai. Bellissimo, infatti. Molto E quindi interessante. io vorrei, intanto mi sono perso un pezzettino prima, però riguardo alla startup vorrei fare un piccolo inciso che forse l'avete anche ripetuto, ma io ci tengo. Il digitale oggigiorno dà la possibilità di fare una verifica di una porzione dei prezzi applicati al mercato, per cui una startup, almeno per quello che riguarda il canale online, oggigiorno può fare un piano del posizionamento rispetto al mercato, rispetto al suo Sì, prodotto. Sergio, E avete abbiamo già parlato di detto benissimo. domande correnti. Sì, Ok, l'abbiamo questo. tenuto in considerazione perché era fondamentale dire che è ovvio che si parte dalla struttura dei costi, ma se poi scopro che il mercato sta vendendo ad una tariffa media molto lontana da quella che mi serve per ricoprire i costi che ho generato, sto messo molto male. Devo chiamare Bruno Strati per fargli fare la magia del Sì, revenue. bravo, bravo. Va O al bene. contrario, se Ecco. parti da costi molto bassi, mentre il mercato, la destinazione ha tariffe molto alte, di conseguenza. Certo. Certo. Per quello che riguarda la pianificazione del budget, a seconda che sia o meno proprietario, io sono un proprietario, non ho mai lavorato in gestione e quindi ho una mentalità che è quella del l'investitore che ha il massimo interesse a fare in modo che la struttura sia nella migliore posizione possibile per quello che riguarda l'uso che ne fa l'ospite. Che tu abbia i mutui per l'acquisto, che tu l'abbia ricevuto fondamentalmente in eredità. È una incidenza sul piano, sul conto economico di quelli che sono o il piano di ammortamento del mutuo per la parte che riguarda gli interessi, ma molto di più per quello che riguarda l'esborso di capitale, perché è il flusso in uscita che diventa pesante. Dall'altro lato, chi ha comprato, ha ereditato, quindi ha un prodotto che devi rinnovare a scadenza, in ogni caso si trova nella stessa situazione. Deve chiedere un mutuo per fare un rinnovo della struttura su margini temporali che sono circa dei 10, 15, 20 anni, anche lì è una logica legata sia alla necessità di cambio dell'immagine, di raffrescare il prodotto, sia alla necessità invece di, e quindi forse risparmierai nell'acquisto del contract e dell'arredamento, altrimenti puoi fare dei discorsi di più lungo periodo, ma dopo ti trovi il problema che magari il mercato chiede, cambia il gusto e ti trovi ad avere un prodotto ottimo dal punto di vista del materiale, ma che non risponde più all'esigenza del mercato, e quindi vedi che la clientela o ti penalizza con le Sergio, recensioni. grazie, sono contentissimo di sentirtelo dire, però infatti io ci tengo a sottolineare che la mia esperienza nasce effettivamente dal confronto con tanti albergatori, quindi sia con albergatori che hanno una struttura in gestione, sia con quelli che sono proprietari. Quindi se mi sono permesso di dire questa cosa non è perché me la sono, come No, ma io dire, sono d'accordo, ovviamente l'ho eh. ragionata e quindi mi fa piacere sentirlo dire anche da te, perché effettivamente è così, no? Molto, molto spesso io con molti colleghi mi confronto e sento dire, no, è il luogo comune, ah, quelli hanno la struttura di proprietà. E che vuol dire? Guarda che pure loro Nulla. hanno un sacco di impegni, se vogliono mantenere
la vita, noi dobbiamo ricordarcelo che l'obiettivo è la vita dell'azienda nel medio-lungo periodo, non il profitto adesso e basta, perché quello vorrebbe dire mettersi in una situazione che è comoda per il breve periodo, ma che presenta molti rischi nel medio-lungo periodo. I nostri obiettivi, almeno no, ritengo che gli obiettivi di un imprenditore illuminato, di un imprenditore intelligente e preparato, siano quelli di guardare al medio-lungo periodo, alle generazioni future, a lasciare ai suoi eredi una situazione che sia il più rosea possibile. Appunto, sì, sono d'accordo. Assolutamente sostenibile, proprio per quello. Chi ha la proprietà, ricollegandomi alla domanda di prima, molto ma molto più da tenere in considerazione da chi ha una gestione, assolutamente. E abbiamo due affermazioni, una da Kevin, che saluto, ciao Kevin, dipende dalla durata del contratto e dal concetto di business. E si rifà un po' a quello che stavamo dicendo prima, chiaramente sì, chi ha una gestione probabilmente di 9 più 9 o quella che sia, allora lì si possono fare dei ragionamenti diversi, piuttosto che una gestione breve, per esempio. Poi abbiamo ancora Gianluca. Sergio, tu dai per scontato che il mercato sia quasi completamente online. Mi pare che non abbia assolutamente detto questo. No, non dimentichiamoci che se sei in affitto e la struttura non funziona, restituisci le chiavi e te ne vai. Se è di proprietà, ti attacchi al tram. Bene, ok. Comunque questo siete è fuori una tema. Risposta da Gianluca. Sì, comunque siete fuori tema perché... Perché siamo fuori tema, Gianluca? Stiamo parlando di budget. Comunque, passiamo alla bottom o vogliamo... siamo già ad un'ora di diretta. Sono tutti ancora collegati online. Ditemi voi che tempistica avete. Nessun problema. Gliel'abbiamo promesso. Io ho soltanto una navetta da prendere entro le 19:30, quindi ho altri 25 minuti buoni, poi non mi alzo e me ne vado, vi saluterò, ma potrete continuare tranquillamente anche senza dai. Di bottom rate, cos'è, quali sono i modi per prevederla, calcolarla e quale utilizzate voi in quale situazione? Chi vuole cominciare? Io ho parlato un po' meno forse. Vai, Dario. Di meglio, Dario. Allora, che cos'è la bottom rate? Fondamentalmente è la tariffa per definizione sotto la quale diventa antieconomico vendere. Quindi è una tariffa, diciamo, base, la minima tariffa che si può appunto andare ad applicare nel nostro processo di pricing. Però secondo me è molto importante andare a fare una piccola nota su questo aspetto. Non è da confondere con quella che è la mia tariffa di riferimento. Sono due cose, anche se simili, non uguali, fondamentalmente. Questo perché la tariffa di riferimento è la tariffa che viene poi stabilita in fase di, appunto, di analisi dello storico, di analisi della domanda e via dicendo, e viene posizionata come tariffa appunto di partenza per un certo giorno, per un certo periodo. Può coincidere con la bottom rate, però ci tenevo a fare questo piccolo inciso che può coincidere con la bottom rate, ma non parliamo esattamente della stessa cosa. La bottom rate fondamentalmente, ripeto, è la tariffa minima da cui partire e quindi che influenza la nostra strategia tariffaria. E come si calcola? Ci sono diversi metodi di calcolo della bottom rate, così come ci sono diversi metodi di calcolo semplicemente del prezzo generale di vendita, quindi la bottom rate chiaramente a seguire viene determinata sulla base del metodo utilizzato. Quindi i metodi più comuni nel mondo alberghiero sono fondamentalmente tre: il metodo basato sui costi, quindi cost-based pricing, il value-based pricing, quindi il metodo del valore percepito dal cliente, e il metodo di riferimento che tiene in considerazione il mercato. Quindi, qual è quello giusto? Non c'è, secondo me, a mio avviso, una risposta, quindi torna al famoso dipende, nel senso che va fatto, secondo me, un po' un mix di questi tre metodi. Quindi, a mio avviso, almeno io, per determinare la tariffa di partenza,
dal bottom rate parto sicuramente dalla mia base costi per poi comunque tener conto di quello che è l'andamento del mercato, i miei competitor e poi se, sicuramente tener conto della percezione del valore dei clienti. Quindi questo è indubbiamente, secondo me, diciamo un piccolo quadro sulla bottom rate, fondamentalmente. Da cosa partire? Io personalmente parto dal cost bar. Quindi questo famoso indicatore che risponde alla domanda quanto costa la mia camera, quindi risponde a questo quesito. In rete si trovano decine di argomentazioni a riguardo, tantissime sfumature, quindi c'è chi sostiene di partire dai costi variabili. Per me, chiaramente tutto dipende e va contestualizzato sulla base della struttura, sulla base di tante variabili, quindi la domanda, la segmentazione, semplicemente il ciclo di vita del prodotto, della struttura e via dicendo. Però a mio avviso il fine dell'azienda, dell'impresa è quello di andare a avere un utile, un profitto positivo e quindi se vendiamo sotto a livello dei costi sicuramente andiamo contro quello che è l'obiettivo principale dell'impresa. Fabio, penso che Dario abbia. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? O vuoi ovviamente Sì. chiaramente dire la tua? Sì, no, io a quello che ha detto Dario cerco di essere magari un po' più pratico e vorrei aggiungere almeno personalmente il discorso sulla bottom nel mio caso ha bisogno di altre di informazioni aggiuntive importanti, quindi giustamente Dario ha detto che dobbiamo partire, quindi ci sono diversi valori, diversi metodi, quindi il cost based, il market based, il value based, però è ovvio che è giusto, sono d'accordo sul fatto che bisogna fare spesso un mix dei tre, anche se quello basato sullo studio dei costi rimane ovviamente, soprattutto in un mercato come il nostro, quello fondamentale di riferimento. Nel momento in cui faccio uno studio sui costi, devo capire su quali costi, perché i Bravo. costi hanno abbiamo detto, delle strutture diverse. Sicuramente il monte costi che io devo considerare per calcolare la bottom, sono i costi che mi portano al punto di pareggio, no? Almeno al punto di pareggio. Io, diciamo che la logica, abbiamo detto che ragionare sulla tariffa al di sotto della quale io poi non devo essere disposto a scendere perché quello vorrebbe dire mandare addirittura la struttura in perdita. Quindi per non mandare la struttura in perdita, il mio primo punto di arrivo, attenzione perché noi qui stiamo parlando di la bottom rate è un indicatore, non è una tariffa, la tariffa di vendita è poi quello che noi applichiamo attraverso un profilo. La bottom è un indicatore e in quanto indicatore è frutto di un calcolo di media, no? Supponiamo di aver determinato una bottom rate di 50 euro. 50 euro cosa vogliono dire? Vuol dire che io nell'arco del mio esercizio stagionale, bistagionale, annuale non devo vendere, devo vendere almeno N room night, 80% delle room night disponibili. A 50 euro, non al di sotto di 50 euro. Come ottengo questo risultato? Beh, ricordiamoci che noi la stessa camera che vendiamo in bassa stagione, cioè la camera 101 del primo piano che in bassa stagione possiamo vendere al massimo magari a 60 euro, partendo però da tariffe molto più basse perché il mercato ce lo impone, è la stessa camera che in alta stagione vendiamo anche a 200 euro. Quindi vuol dire che la mia bottom non è pari allo studio dei costi diviso le room nights che devo vendere, no? È anche meno. Quindi devo calcolare quante room nights io posso vendere al di sotto di quella soglia 50, perché calcolo che poi ne venderò altrettante o molte di più a soglie che stanno molto oltre 50 euro. Quindi la bottom in questo caso potrebbe per esempio essere 40. 40 a patto che nel mio monte
room night da vendere, le camere vendute a 40 non superano il numero N, perché so che dall'altro lato non avrei poi disponibili. Noi no, lottiamo col fatto che abbiamo risorse limitate. Una struttura alberghiera non può vendere ovviamente più delle room nights che ha. Io questo è un discorso poi fatto anche di frequenze. Una struttura che vende circa 50.000 room nights all'anno e dove è stato recentemente messo in discussione il fatto che al di sotto di 50 euro non si doveva assolutamente vendere. Questo ha comportato dei danni che voi non avete idea. Perché fino a quando non si sono palesati questi danni, il sottoscritto non veniva più ascoltato e la domanda che io avevo posto era: noi non dobbiamo chiederci se è giusto vendere una camera a meno di 50 euro o meno, noi dobbiamo chiederci quante camere a meno di 50 euro possiamo vendere, perché le dobbiamo vendere, ne abbiamo assolutamente bisogno per sostenere tutta la strategia che comunque serve per raggiungere il budget, per raggiungere il risultato. Se dicono non siete d'accordo, andiamo nella direzione che avete proposto. La direzione che hanno proposto ha portato nel giro di un mese a generare delle perdite. Che sono andate ben oltre il risparmio dei costi. Quindi poi lì bisogna essere bravi, no? A bilanciare tra occupazione e tariffa media, ricordandoci che questi due rapporti non sono direttamente proporzionali, sono incrementali, cioè per un punto percentuale che io perdo ad un certo punto, no, dell'occupazione, mi servono 2 punti percentuali di tariffa media per ottenere lo stesso risultato e man mano che l'occupazione scende, quindi scende di 4 punti, me ne servono 15 punti di tariffa media. E quindi bisogna essere bravi, a fare i conti, no, della serva per tempo. Posso aggiungere solo una cosa, Fabio? Io penso che in questo caso semplicemente la bottom fosse 40 piuttosto che 50, o no? Sì, quello che ho Ok, detto, sì. perfetto, a posto. Sergio. Ma io ti dico, per me la bottom rate è una entità esoterica. È qualcosa che si calcola sulla base, appunto, dobbiamo decidere, o meglio, a me piace lavorare per range, per cui definisco uno scenario peggiore e uno scenario migliore, e all'interno di questi scenari poi prendo delle decisioni. Però lo scenario peggiore per me è una situazione della quale quando divido faccio un calcolo dei costi variabili e una percentuale di ricarico di quelli fissi, perché io sono assolutamente contrario all'idea che la bottom è l'euro sopra i costi variabili. Comunque i costi fissi vanno remunerati, possiamo solo decidere in quante room night le vogliamo remunerare. Li possiamo remunerare per 365 oppure per l'occupazione storica che ha quella struttura. Ma comunque quei costi fissi in una qualche maniera hanno bisogno di un ribaltamento sulla camera che va venduta. Quindi definite la bottom rate per me è l'inferno o la lava che sta bollendo, che io devo tenere il più lontano possibile. Perché in ogni caso, quando tu anche hai venduto a delle cifre vicino alla bottom, hai solo pagato i costi. Hai una probabilità che quel cliente ti crei dei danni, che quel cliente faccia un utilizzo oppure rubi o comunque faccia un utilizzo inappropriato della stanza, per cui quello che tu pensavi fosse un costo poi ha dei valori nascosti che pesano sul conto economico, sul bilancio definitivo. Per cui sì, va bene, è un calcolo matematico, ma da lì si deve definire una tariffa di riferimento che è quella soglia sotto la quale non sei disposto ad andare, anche perché in termini di reputazione hai comunque dei valori, dei ritorni negativi che vanno anche quelli calcolati Sì. e definiti. Non dobbiamo prenderci in giro, oggigiorno la tariffa identifica tanti clienti, quindi è ovvio che se Certo. io apro
profili tariffari molto bassi, attiro un tipo di cliente che poi genera dei costi allucinanti, se effettivamente considerato, per non parlare, ecco, tu, da albergatore ovviamente le senti molto, molto più vicine a te queste dinamiche, ma oltre a quelle che hai citato c'è anche quella creare un disastro anche nell'altra clientela, nell'altra Certo. clientela che tu hai in struttura, Certo. che non si aspetta di dover convivere quell'ambiente con un cliente che non si sarebbe mai aspettato, no? Di vedere lì, che si comporta in un modo, quindi ecco, la reputazione e tutto quello Appunto. che è. Quando io parlo di reputazione parlo anche di questo, cioè il feedback che tu hai da cliente e anche da chi si trova, adesso non è per fare i classisti, non è per fare, D'accordissimo. No, no, sì, no, no, non è per fare i classisti, è un no, no, problema, per sono cui se d'accordo. tu targetizzi, il tuo albergo, tu devi stare dentro quel segmento. Chiaramente ci sono delle valutazioni da fare, ripeto, come minimo devi fare degli scenari e fare uno scenario negativo e uno scenario positivo, e dopo da lì ti metti a muovere. Però il bottom rate è un esercizio di scuola per quello che riguarda me, non è assolutamente un punto di partenza sul quale applicare dei delta o comunque da fare dei ragionamenti. Quello è un No, ma esercizio che andiamo a fare, e da lì in poi devi comunque fare tutta una serie di sì. incrementi. Certo. Hai Di fatto bene a diciamo che specificarlo. È giusto. ok, vai. No, dicevo che è giusto. Noi parliamo spesso anche con la famosa regola dell'euro sopra i costi variabili, insomma, Mamma mia. queste cose che sono Manuale. da manuale, vanno contestualizzate. Perché, cioè, potrebbero trovare sicuramente anche applicazione. Cioè, se mi ricordo il caso dell'hotel Wapound di Londra, diventato famoso per questa camera Wapound, ma per comprarla dovevi fare praticamente dovevi vincere una lotteria in pratica, però Bravo, poi dietro infatti sono una campagna di marketing bravo, allucinante. è Certo. marketing. All'interno di una strategia, quindi va bene, però ecco, contestualizziamo e cerchiamo di trasferire dei concetti che siano sani per formare gli albergatori del futuro, ecco, per metterli, come dire, anche un po' sull'attenti di chi va a promettergli chissà che cosa utilizzando queste tecniche, come dire, da libro stampato, dai. Sono le tecniche tanto stigmatizzate da Armando Travaglini tutte le volte che tira fuori questi albergatori riminesi che mettono fuori a 14 euro, a 16 euro, che fa dei tormentoni che ci hanno completamente esaurito tutti, ma Per che non fare seguono nomi. logiche, ma no, facciamoli i nomi, che seguono delle logiche che sono assolutamente antieconomiche, E non si discute. destinazioni, per non fare nomi e destinazioni. Vi leggo una domanda di Agostino. La cost parla calcoli conteggiando tutti i costi, sia fissi che variabili. Ma poi questo costo lo ripartisci su tutte le camere possibili oppure solo sulle camere effettivamente vendute in base allo storico? Mi spiego. Io da marzo avrò 10 camere, quindi se faccio tutte le camere sarebbero 365 per 10, 3650. Se però un'occupazione, una percentuale di occupazione del 60%, le camere su cui ripartire i costi sono 2190. Ah, per sua definizione, il cost par viene calcolato sul totale delle camere a disposizione della struttura, Disponibile. delle camere disponibili della struttura. Perché è Quindi proprio costi la per avere risposta è già lavoro. implicita nella definizione proprio di cost par, a mio avviso. Sì, anche le camere invendute, no? Devono sostenere i Certo, costi. sono comunque camere della struttura, fondamentalmente. Poi Sì, d'accordo. Gianluca Fabio, premesso che quello che conta è l'utile, ragionare sulla bottom secondo me non ha senso. Quello che conta è avere un RevPAR meno break-even point maggiore di zero. In verità è molto più complesso.
Dire che ragionare sulla bottom non è corretto, no, io ecco, risposo quello che ha detto invece Sergio sul fatto che abbiamo parlato della bottom anche come per far capire il concetto, ma che poi sono coefficienti che non è che hanno una definizione specifica e perfetta e possono variare anche a seconda di quelli che sono gli obiettivi, di quello che sta succedendo nel mercato. Io potrei ad un certo punto scoprire che ho bisogno di rivedere completamente la mia strategia tariffaria ristrutturando i costi, quindi non è effettivamente è quella e basta. Quindi, però è sbagliato secondo me pure il contrario, cioè dire no, io non ragiono sulla bottom, non la tengo in considerazione o non, come dire, se ho capito bene, cioè, è ovvio che l'obiettivo è quello di stare, ecco, come diceva Sergio, io, la metafora è lampante, quindi lì c'è la lava e io mi devo tenere il più lontano possibile, però devo sapere, come dire, dove sta la lava, no? Dove mi brucio? A che livello sta, perché ci Perfettamente potrei d'accordo. avere una necessità in qualche motivo, in qualche modo di Certo. avvicinarmi senza bruciarmi, perché magari devo recuperare, se vogliamo fare il film, no, di questa metafora. Però ecco, come dire, è importante conoscerla per evitarla, no? Se lo conosci, lo eviti. Qual era la regola? Che poi il problema più grande è quello di prendere le cose alla lettera, no? Fondamentalmente, quindi bottom rate non vuol dire necessariamente applicarla indiscriminatamente, salterebbe tutto, salterebbe quella che è la segmentazione del mercato, quindi salterebbe il revenue fondamentalmente. Vi faccio, vai, scusa. Vi faccio l'ultima No, quindi. domanda anche perché è passata già un'ora e mezza e quindi, ripeto, Beh, abbiamo ancora 50 persone sono che ci ancora, guardano, bravo, scusa. sono ancora in Oh. tantissimi collegati, quindi complimenti, state tenendo molto alta l'attenzione. Vi faccio solo quest'ultima domanda, poi se ne aggiungono altre, bene, se no, direi che possiamo anche chiuderla così. Io Tu devi no, io scappare. comunque vi chiedo scusa in caso già da adesso, perché dopo questa domanda dovrò purtroppo staccare. Ok, se la bottom per voi rimane sempre uguale o può cambiare, per esempio, da un anno in un altro, ogni 2 anni, ogni 3 anni? Ho già risposto, io almeno ho già risposto. Fabio ha già risposto, sono d'accordo con lui. Cioè, io non me la Io ricordo, perdonatemi. aggiungerei qualcosina, ecco, giusto per. Possono cambiare tante variabili, quindi fondamentalmente la bottom Quindi rate cambia. è a mio avviso oggetto di valutazioni, sì, Ok. non ha una struttura necessariamente fissa, possono modificarsi i costi, possiamo rivedere la struttura dei costi, possono succedere molte cose, anche perché la bottom rate, a mio avviso, può essere stabilita anche per diverse tipologie di segmento, quindi non è detto che la bottom rate che applico a livello gruppi sia la stessa che applico sul mercato individuale online, perché giustamente alla fine quello che vince è la tariffa media. Del giorno, quindi a mio avviso non è sempre uguale. Siamo in linea, siamo tutti in linea, direi. Certo. Ok, dai, allora direi che salutiamo tutti, li ringraziamo perché sono stati collegati qui 1 ora e mezza con noi ad ascoltarci. Se avete domande, fatele anche in differita, mi raccomando, tanto Fabio, Dario e Sergio penso che volentieri troveranno il tempo per rispondervi. E noi ci Certamente. vediamo a questo punto dopo le ferie, perché adesso qui siamo già sotto Natale, per cui direi che settimana prossima ci riposiamo e ci vediamo poi tutti a gennaio, belli carichi e con sicuramente tantissimi argomenti. Volevo approfondire anche Sergio i profili tariffari da applicare. Appunto per raggiungere il budget, magari ci rivediamo e ne riparliamo perché anche lì si scende troppo nel dettaglio e il discorso è abbastanza lungo. Ci vorrebbero Sì, almeno altre 2 ore per parlarne. almeno. Metodo funzionale, moltiplicativo, orizzontale, verticale, insomma, c'è tanta roba lì sui profili, sì. Esatto. Certo. E Auguri a tutti. Travaglini si è collegato per il Auguri. metodo Cucini, è stato svelato o no?
No, il metodo Non ancora. Cucini bisogna venire da me, solo chi viene da me lo può sapere. Mi dispiace, Non auguroni a sarà tutti. comunicato urbi e torbi, mi spiace. Dai, Bene. grazie di nuovo a Auguri a tutti, tutti. grazie anche a voi e ci Grazie vediamo a tutti. Grazie a prossimamente. voi. Buona serata, A presto, ciao. a tutti. È stato un Ciao. piacere. Ciao.